Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Frecchi ed oggi sono qua per questo nuovissimo episodio di Cluster Truck. Ragazzi, siamo arrivati al terzo episodio, incredibilissimo. Questa serie mi sta prendendo veramente tanto perché è un gioco molto divertente. E allora buttiamoci subito a capofitto nel mondo 3, ovvero il winter, cioè l'inverno. E allora io direi subito di iniziare perché i livelli si stanno facendo veramente difficili. E allora play con il primo livello. Allora qua c'è la neve, c'è la neve. Attenzione, già c'è un cambio di direzione, ma questo io sono abbastanza bravo nel prevederlo, come abbiamo fatto già nello scorso mondo. Attenzione, già è il primo livello, già il master, mi ha dato pure il coso master, mi ha detto proprio tu sei un master. L'abbiamo fatto in 11 secondi, non siamo tantissimo, anzi club, è un nuovo nemico, non ci ricordo, a 40.000 punti, cos'è, nuove strutture a 40.000 punti del gioco, mi sblocco il rampi. Io pensavo di non averlo ancora fatto il doppio salto. Allora, bello come stanno cambiando le ambientazioni. Il gioco ci propone sempre nuove incredibili dinamiche. Dinamiche non proprio simpaticissime però, eh. Dobbiamo cercare di farcela, ragazzi, perché secondo me i livelli adesso diventeranno veramente tosti. Però per ora ce la stiamo cavando abbastanza bene. Dai, camioncino, ottimo, questo camion sta andando veramente bene. Forse, oh mio Dio. No, mamma mia, che cosa non ho fatto. Proviamoci a saltare qua. Lo vedi che sbaglio a fare questo doppio salto? Secondo me lo devo fare dopo, per così, capite? Cioè, insomma, adesso ragazzi sono dei ragionamenti epici, incredibili. Ruote epiche rotanti finite male? Scherzo epico finito bene. E qualcuno, cioè, insomma, inizia a commentare con dei titoli molto accattivati. Ok, vedi, tu atterri. Tu pensi di essere atterrato. Ma in realtà non sei atterrato, bello. Mi piace un sacco. Sì, vabbè, sotto le ruote sono finito praticamente. Attenzione. Ok, bene. Bene, non benissimo. Dobbiamo passare in mezzo a questi altri due cerchi rotanti della morte incredibili. Ok, ci siamo, tranquillo. Bello così, bello. Stiamo andando molto bene, ragazzi. 36.974 punti, 20 secondi. Vabbè, pensavo di aver fatto chissà che cosa. E cos'è sta roba? Troppo complessa, secondo me. Ah, mi posso arrampicare però su queste cose. Cioè, sulle ruote sì, ma sui pezzi dei legni no. Ma guarda, ma veramente, eh? Che cazzata è sta cosa? Ah, no, ok. Cioè, non mi ci devo schiantare troppo velocemente, forse. No, cioè, guardate, no, anche se fosse. Cioè, questi camion si vanno a sfrangere. Devo proprio cadere là. Sì, devo fare tipo una bestia caduta, EU. Adesso ci penso io, ragazzi, ci penso io. No, che palle, l'avevo preso, ragazzi. Veramente, cioè, wow, incredibile. Oh, questo mi piace. Questo atterraggio è stato soffice quanto non so cosa. Beh, no. Mi sa che c'era qualche muro strano perché. Ok. Mamma mia. Adesso occhio qua perché non riesco a comprendere. No, non capisco ora che cazzarola mi è successo prima. Oh, vabbè, i misteri. E però completiamo anche il terzo livello, ragazzi, con una grandissima, incredibilissima forza. Abbiamo il nuovo livello con addirittura le sbarre di ghiaccio che ci impediranno a noi e ai nostri fortunatissimi camioncini cinicini. Qua proprio era da aspettarsi, dai, che c'erano i camion sotto, pure qua. No, che bastardi, cioè, si sono separati in quell'unico punto. Mamma mia, chi guida questo camion? Un infame proprio. Ok. Bene. No. Allora. Va molto bene. Veramente ci siamo. Bene, adesso ci dovremmo. Un altro piano mi sa che ci sta forse, eh. E non so se questo camion. Ma vanno al contrario. Oh mio Dio. Ok. Occhio perché. Non lo so, sto avanzando inerme. Cioè, no, ci rendiamo conto di quello che mi è successo. Perché, cioè, allora, stavo per cadere. Mi sono riandato sul camion, il camion è ribaltato. Sono andato sul camion, poi il pezzo di ghiaccio. Poi ho fatto il livello, perché sono fortissimo. 35 secondi, però, rispetto ai 9 secondi del primo classificato. Livello 35, attenzione, eh. Questo. Perché vedo dei percorsi laterali che non mi. Infatti, non mi ispiravano. Non so dove stavo andando, però ci stavo provando comunque. Allora, dobbiamo andare praticamente sull'interstatale qui. Schiantano. Perché mi dice che devo andare di qua? Ah, ok, c'è una freccia. Prendilo! No!
Bastardi, maledettissimi. Ah, ma qui c'era la freccia comunque. Chi cazzo l'aveva vista? Veramente, non passatemi questo francesismo un po' da Oxford, man. Ok, adesso dobbiamo aspettare che... Ma dai! Veramente se vado addosso a quella freccia muoio? Ma per favore. Okay. Che poi in realtà sono infame perché... Beh sì, mi metti la freccia che devo andare là. Però i camion non arriveranno mai in tempo. Cioè dovrei andare due all'ora. Anticipo, mi metto qua. Oh, 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 facciamo scherzi, eh. Adesso dobbiamo andare. Ok, molto bene. Vanno su questo corridoio. Bene, bene. E vabbè, dai, ok, ok. Questo era un po' intrippante, eh. Iniziano a cambiarci troppe direzioni. 40... ah, R... Cosa è successo? Ma che stiamo scherziamo? Che stiamo scherziamo? C'è sta tipo un... Oh, che figo il rampino! Bellissimo! Vabbè, questo livello in realtà si poteva fare in pochissimi secondi, secondo me, eh. Ok, vorrei farlo, vorrei arrivarci alla fine! No, mi stanno portando indietro! Fermi, dobbiamo rifarlo da capo. Cioè, ok. Oh, oh, ok. Livello 3-7 che parte un po'... Un po' ambiguo, secondo me, eh. Ah! Questa cosa ruota. Caspita. Gaspiderina. No, dai. Sicuramente abbiamo un puntatore. Oddio, avere il puntatore così è meglio però secondo me. Perché almeno ti fai un'idea un po' più diretta di dove stai effettivamente andando a mirare, eh. Che non avessimo quando non ci sta il puntatore. Però, insomma, attenzione. La cosa ruota. E vabbè, però non è possibile, ragazzi. Non è possibile. Cioè, voi almeno non potete fare queste cose diabolicissime proprio. Incredibile. Questo salto proprio, cioè, che non supera le cose. Adesso aspettiamo un pochettino. Adesso possiamo pure andare. Oh, così si fa. E anche ho guardato la leaderboard perché veramente, ragazzi, cioè, proprio vergogna. Oh, attenzione. La velocità. No, no, qua ho bisogno necessariamente dei furgoncioni per poter arrivare al traguardo. Solo che si... Guardate che casino che succede là. Per me dobbiamo acquistare una velocità tale adesso e arrivare lì sparati. E vabbè, ma il rampino non serve a niente, scusatemi. Cioè qua, che cazzo lo fa? Cioè, niente. Boh, io pensavo fosse il bonus. Dai, cioè, ero in mezzo al tutto, non ho capito niente. Allora, ce la devo fare, ce la devo fare. No! Noi ce ne stiamo abbastanza tranquilli così. Oh, che cosa ho fatto? Non si sa come ce l'ho fatta, raga. Ho usato il rampino in aria, sono stato proprio un pro player. Ho interpretato bene i segnali dell'aria. Livello 3-9, in genere il nono livello, ragazzi, è sempre una mazzata proprio incredibile. Poi vedo una struttura lì in alto che non è che non mi ispira di più. A ciperbolina. Mamma mia, attenzione. Si sta tagliando con un grissino proprio. L'avete visto che cosa stava per cadermi addosso? Quella piattaforma, ecco che cos'era. Dubito che mi faccia passare in un così piccolo spiraglietto. Ah, invece sì, sì, ce la posso fare, dai, eh. Pensavo di no, invece sì. Attenzione, incidente. Mamma mia, questa come l'ho... No, ma che fa? Vedi che sono stronzi sti camion che girano direzione quando meno te lo aspetti. Mamma mia. Best livello completato. Below freezing è l'achievement che abbiamo sbloccato. Abbiamo completato anche questo terzo mondo, ragazzi. Laser. Sarà tostissima, ragazzi, con i laser. Non so che cosa mi aspetti, ma noi lo vedremo nel prossimo episodio, settimana prossima. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie lasciando un bel commento qua sotto e anche un bel mi piace. Soprattutto mi servono i vostri mi piace per poter supportare questa serie. Proviamo a superare i 50 mi piace per questo incredibilissimo episodio, ma io spero che questo vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale in caso non siete iscritti e noi ci vediamo domani con un nuovo video come sempre, dritto per dritto.